popolo di Locasecca. Diamo tutti l'estremo addio al nostro amato signor sindaco Don Felice Ciociamocca, che parte per un lungo viaggio. Va a Napoli! Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che mi dimostrate prima di partire, vi do una gronzolata notizia. Per l'avvenire e per l'incremento di questo nobile paese, io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio. Signor Silvio, scusi, sa, invece di pensare ai pazzi, perché non pensa ai porci? Almeno ci fa avere il pastone a buon prezzo. State tranquilli, per me siete tutti uguali, uomini e porci. Provvederò a tutti. Scusate, Don Felice, dal momento che volete abbellire il nostro paese, perché al posto del manicomio non ci fate un bello caffè Chantà? Come quello che sta a Frosinone. Così ci facciamo venire le Chantose da Roma. E da Napoli. Io faccio venire le Chantose a spese mie. Bel mestiere mi sarei messo Felice, a fare. Non lo fare. Ma non ci pensare nemmeno. No, signore, il manicomio. E mio nipote Cicillo, che si è laureato a Napoli, ne sarà il direttore. Allora, signor sindaco, prima di partire, se volete passare in rivista il nostro corpo delle guardie comunali... È un mio dovere. Bene. Avanti. Filoso! Filoso, con me le righe. È quello dei valorosi pompieri di Roccasecca. Ah, per Marco, i pompieri. Mi sembrano delle facce conosciute. Come si vede che sta ragazza è tua figlia? Non è mica colpa sua se non è stata mai a Napoli. Se era vivo il povero padre suo l'avrebbe già vista da un pezzo. Lui sì che ci teneva la famiglia. Ah, perché io non vi sto portando a Napoli io. Sa, anch'io vado a Napoli. Ah sì? Sì, bravo. Complimenti. Grazie. Si vede subito l'uomo che va a Napoli. Bella città, eh? Bellissima, adorabile. Pensi, io ci ho fatto il militare. Ah sì? Pensi, io ci ho fatto il rivedibile. Di un po' il telegramma a Cicillo ce l'hai fatto. Astoro l'ha già ricevuto. Figurati quel povero figlio come sarà felice nell'apprendere la notizia del nostro arrivo. Signor Sidney, avete comandi? Niente, grazie, arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno, signore. Ma Cicillo non è venuto? Non lo vedi che non è venuto, non c'è? Ma dimmi una cosa, il telegramma ce l'hai fatto? Gliel'ho fatto, gli ho specificato tutto. Sì, vuoi vedere che ti sei dimenticato di mettere il nome all'indirizzo? Concè, ma che sono un cretino io. Non sono un cretino. Io sono stato cretino una volta solo in vita mia. Quando, Zio Felice? Quando ho sposato tua madre. Oh, Zio Felice, ecco Cicillo. Uè. Zio Felice. Ciao, Concetto, buongiorno, scusate. Buongiorno, Marghei, scusate il ritardo, ma i malati mi hanno trattenuto e non ho potuto venire prima. Perdonatemi, prendiamo una carrozzella. No. Sì, che accompagna l'abitazione. No, che carrozzella, siamo stati fino adesso seduti in carrozza, siamo stanchi di star seduti. Oh, se non fosse lontano, noi si preferirebbe andare a piedi. No, e sono quattro passi, è vicino. Quattro passi? Sì. E tu te la senti? Sì. Tu pure te la senti? Sì. Se la sento, io me la sento, facciamola a piedi quattro passi. Vabbè, come volete. Anzi, per la strada, sì, tu mi dirai tutti i ragguagli sul conto dei passi. Va bene, andiamo, è vicino, andiamo. Sono quattro passi, prego. Sì, io preferisco. Cicillo, hai detto sono quattro passi. Questi sono 40.000 passi. No, e ci siamo arrivati, ecco. Questo è il villino de Rosa. Pure è molto bello e grazioso. E dentro è anche meglio, vi ci troverete benissimo, sì, vedete. Buongiorno, ecco, buongiorno, benissimo.
Queste sono le persone che devono abitare la casa, gliela fate vedere? Sì, esatto, accomodatevi, prego. Avanti, avanti. La faccia strana. Avanti, avanti, avanti. E tu che fai? Non resti? No, non posso, c'ho un appuntamento urgente al caffè della Torretta. Non ti fermi. Non posso assolutamente, si tratta di lavoro, capite? Ah, se si tratta di lavoro, ricordati, la professione innanzitutto. Sì. La professione innanzitutto. Sì, ma io vi passo a prendere, aspettatemi. Ci vediamo dopo, Sì, a più tardi. Arrivederci. Arrivederci, zio Felice. Auguri, per la nuova abitazione. Questo è l'ingresso, dove c'è una finestra con una bella veduta che dà sul mare. Ah, si vede tutto il panoramica, sì, signor. Andiamo a vedere. Non si può vedere perché la porta è chiusa. Però c'è la discesa. La discesa che va in giardino. E là in fondo, poi, signor. Avete voglia di vedere il mare? A te il mare piace tanto, Sopra c'è il terrazzo, signor. Sopra? Un terrazzo bellissimo. Beh. Lì potete stendere i panni, fare delle belle tavolate all'aperto. Sì, alla sera mangiamo all'aperto, quello al terrazzo. Sì. Andiamo a vedere. No. Perché è chiuso, signor. Però c'è la discesa. È aperta? Sì, è sempre aperta. La discesa che va in giardino. Là, signor, avete voglia di stendere i panni e di mangiare all'aperto? Mangiare in giardino? Da questa parte, signor, vi faccio strada. Andiamo, prego, andiamo. Da questa parte, accomodatevi, signor. Da questa parte. Ecco, questo è il salone. Bello, bello. Il pianoforte! No, è chiuso. Questo poi sono le camere. Dimmi una cosa, queste sono tutte camere? No, qua c'è il bagno. Un bel bagno di lusso, signor, con tutte le comodità, Acqua corrente? Tutto. E si spira il rubinetto, scende l'acqua calda, l'acqua tutto fredda, amici. Sapore, asciugare che uno si può... Tutto. E allora vatti a lavare, va? No, la signora non può. E perché? E perché è chiuso. È chiuso? Vabbè, ma dico, c'è la discesa, il giardino. Te laverai in giardino. In giardino? Poi c'è la camera da pranzo, vedi? Bella, bellissima. Ma biancheria e stoviglie ce n'è? Come no, signor? Questa è una casa di lusso, non manca di niente. Non so quanti armadi ci sono. Finalmente, quello che fa per me. Lei va pazza per gli armadi. Sì. Ma che soddisfazione ci trovo, non lo so. Quando vede l'armadio, se lo mangerebbe. Ma sono chiusi. Figlia mia, questa non è una casa di lusso, questa è una casa chiusa. Oh,